Ciao a tutti, sono Giorgia, se non lo sapete già, e oggi sono qui con gli amici di Cucina Teramana per cucinare qualcosa di davvero speciale. Per gli amici del resto d'Italia, finalmente scoprirete i piatti della mia tradizione che vi stupiranno, vi assicuro. La ricetta di oggi è patate e salsicce al forno e io ci aggiungo pure i peperoni. Iniziamo subito bucherellando le salsicce. Quindi le bucherelliamo con una forchetta, molto semplicemente, e dopo le tuffiamo in acqua bollente. Nel frattempo tagliamo le verdure. Ho scelto di mettere insieme le patate e i peperoni perché mi danno più l'idea di essere un piatto veramente teramano. Anche le salsicce sono tipiche della mia zona, perché per esempio, non so, nel nord ci sono quelle col finocchietto, la luganica, no, queste sono tipiche salsicce teramane. Intanto iniziamo a mettere le patate nella teglia. Potete farle più o meno piccole, dipende dai gusti, ma soprattutto dalla fretta che avete di mangiarle. Più piccole sono, più cotte verranno in breve tempo. Allora, il peperone. Togliamo le parti bianche che non sono buone e via. Allora, se non avete voglia o tempo di fare questo passaggio di sgrassare prima le salsicce, poi nel frattempo cuocere le verdure e poi unire tutto insieme, le salsicce, come vi dicevo prima, mettetele già dentro così come sono. Il piatto sarà decisamente più grasso ma più saporito e soprattutto mangiate prima. Io ci metto l'aglio, lo schiaccio un po' e lo metto. A me piace, anzi va, ce ne metto due. Perfetto, un goccino d'olio abbondante, perché le patate al forno, se non le condite, non sanno di niente. Poi ci metterei un pizzico di sale. Ok, così. E poi a questo punto mi sciacquo le mani. Io mescolo un pochino con un cucchiaio, così si insaporisce tutto. Ci potete mettere anche il rosmarino, non so, l'alloro, un po' di pepe. Anzi, il pepe mettiamocelo, va. Allora, mettiamo un po' di pepe. Ce lo metto bianco perché sono chic. No, perché non ce l'ho nero, semplicemente. E questo va in forno a 220 gradi per, diciamo, 35 minuti. Nel frattempo le salsicce stanno sgrassando. Ok? Peperoni e patate sono pronti e abbrustoliti, li tiriamo fuori dal forno. Ecco qua, perfetto. E a questo punto ci mettiamo sopra le salsicce. Avete già tolto la corda, spero, il filo che le lega. Le tagliate. Adesso metto 220 gradi per 5-10 minuti e poi l'ultimo minuto 2, pam, grill. Ok? Vado. Ci siamo, pronti, via.
patate e salsicce con il peperone, giusto? Io non so parlare dialetto, però. Allora, abbiamo bucherellato con la forchetta le salsicce, circa 6 per 2 persone molto affamate, se no anche 3-4 persone, e le abbiamo messe in acqua bollente a sgrassare. Nel frattempo abbiamo tagliato 2 o 3 patate, un peperone rosso, ma potete metterlo anche verde, e le abbiamo messe in forno con uno spicchio d'aglio, olio e sale per diciamo 30-35 minuti a 220 gradi. Se volete le patate più croccanti, insomma, controllate il vostro forno. Dopo circa 30 minuti scolate le salsicce, tirate la teglia fuori dal forno e le mettete dentro. Le rimettete in forno a 220 gradi per altri 10 minuti e gli ultimi 2 minuti in funzione grill. Eccoci qua, e adesso ce le mangiamo.